Mister Amadio Cassial, Tavagnacco vince ancora, terza vittoria consecutiva in casa, quarta vittoria su cinque partite. Insomma, il campionato è cominciato nel migliore dei modi. Sì, ma è iniziato benissimo, direi, no? Oggi sono molto contento perché le ragazze sono partite subito, a sprombattuto, hanno cercato subito di segnare. Infatti abbiamo fatto subito, praticamente dopo 15 minuti, 20 minuti, il primo gol. Dopo lì potevamo farne altri 2-3, sì, siamo stati un po' così troppo nervosi sotto porta, si doveva avere un po' più di calma. Poi comunque abbiamo continuato a giocare, anche se ci siamo un attimo disunite verso la mezz'ora, mettendoci un po' di confusione, però insomma la squadra mi è piaciuta, anche perché poi il secondo tempo sono entrate con un altro piglio, ha giocato più da squadra rispetto al primo e poi sbloccando la partita poi sul 2-0, 3-0, poi la partita è finita, anche se si poteva fare altri gol. E quindi continua anche lo stato di grazia di Lana Clellan, che continua a segnare, è sempre più capocannoniere del torneo, quindi una parola anche per lei, insomma. Beh, Lana deve, come ho sempre detto, deve lavorare per migliorarsi, come tutte d'altronde, però ha delle potenzialità, però queste potenzialità logicamente vanno sfruttate al meglio. Lei lo sa, abbiamo parlato, lei sa benissimo che io ho una grande fiducia in lei. È una giocatrice che può fare molto, molto di più, mettendosi al servizio della squadra, che è quello che io voglio poi. Adesso ci sarà la sfida contro il Brescia, Brescia che appunto è davanti al Tavagnacco per 3 punti, insomma, e quindi che partita potrà essere? Beh, è una partita difficilissima, sappiamo le potenzialità del Brescia, insomma una squadra che sta giocando in Coppa Campioni, poi una squadra che ha vinto diversi campionati, quindi sappiamo che per noi è una partita difficilissima, però andiamo là a giocarcela, perché anche se ho sempre detto che il nostro obiettivo è la salvezza, è chiaro che trovandoci in questo momento a 12 punti non possiamo fare altro che insomma, giocarcela a viso aperto e poi vedremo se loro saranno più brave, tanto di cappello, se poi invece noi riusciremo a portare fuori cose di positivo, tanto bene.